Tra Messner e i suoi figli non corre buon sangue, i rapporti sembrano oltremodo tesi, ecco a chi andrà l'eredità. Essere oltremodo famosi non salva di certo da qualche vega familiare, lo sa bene Messner che negli ultimi mesi è in guerra aperta con i suoi figli. Si sa, il ruolo del genitore non è mai semplice, questo di sicuro lo ha imparato anche Messner, che credeva però di aver fatto un gesto che avrebbe aiutato i suoi figli. Reinhold Messner è il più noto alpinista del 1900. Esploratore, scrittore e politico, la sua fama è veramente internazionale. Si è fatto conoscere per le sue doti e anche per la nota pubblicità dell'acqua che lo vede un protagonista. Anche se questa volta è la sua eredità economica ad essere in ballo, la verità è che quello che lascia quest'uomo è molto di più. Profondo conoscitore delle montagne, è stato in grado di riportare in auge l'arrampicata libera, in un momento dove queste attività sono state accantonate. Nel 1968 è stato protagonista del primo ottavo grado in libera al pilastro di mezzo del Sasso del Crash. Insomma, un uomo che ha fatto veramente la storia. Peccato che questo non lo salva da qualche problemino di troppo con la sua famiglia. Ma si sa, sono cose che succedono anche nelle migliori famiglie, anche se Messner non sembra averla presa bene. Ecco cosa sarebbe successo all'alpinista. Messner è la lotta con i suoi figli. Quando di mezzo c'è un'eredità non è mai semplice. Come accennato in precedenza, questa volta l'eredità non è solo economica ma anche intellettuale e la questione si fa ancora più ingarbugliata. Pochi giorni fa l'alpinista aveva rilasciato un'intervista al sito tedesco Apotheken Umschau, in cui si era lasciato andare a qualche recriminazione proprio sul comportamento dei suoi eredi. Lui che ha deciso di dividere l'eredità prima della sua morte, sperando di evitare le discussioni. Purtroppo sembra proprio che così non sia stato e quindi Messner è tornato sulla questione raccontando quello che sta succedendo attualmente. L'esploratore ha puntato il dito non solo contro i figli, ma anche contro sua moglie. Una famiglia ormai, spaccata a metà, Messner ancora oggi porta il suo amato alpinismo in giro per il mondo. Tra non molto spegnerà ben 80 candeline e si ritrova ad affrontare problematiche da comuni mortali. Sembra che alla base delle discussioni ci sia la volontà di lasciare parte dell'eredità a sua moglie che ha quasi la metà dei suoi anni, Diane Schumacher, 44 anni. Il nostro rapporto è teso. Uno dei miei errori più grandi è stato lasciar loro la maggior parte del mio patrimonio prima della mia morte. Non capiscono che è tutto un dono e non apprezzano il valore della mia generosità, queste le parole riportate da Fanpage. Poi conclude, i miei figli mi hanno deluso, io non ho ereditato nulla dai miei genitori e ne sono felice, non c'era altro che rispetto e gratitudine.